Quest'anno, complice il fatto naturalmente che è in corso una campagna elettorale, il tradizionale appuntamento del meeting a Rimini ha avuto forse un significato un po' particolare, cioè, o meglio, ha messo in mostra una cosa un po' particolare. La presenza del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, non è stata l'occasione di un bilancio dell'attività del governo. Mario Draghi, a parte il fatto che è ancora Presidente del Consiglio, il governo è ancora in carica, sebbene per il disbrigo degli affari correnti, ma il punto non è quello di trarre un bilancio. Draghi ha fatto una cosa diversa, ha collocato in un contesto internazionale gli interessi indisponibili dell'Italia, ha guardato al futuro, e ha raccontato una realtà, che è una realtà, non è solo un'opinione, una realtà nella quale la ricchezza dell'Italia, la forza dell'Italia è dentro la storia e la realtà dell'Unione Europea, dentro la storia e la realtà dell'Alleanza Atlantica, con quello che questo comporta. L'Italia è un paese che trae grande parte della propria ricchezza, ma che è ricchezza economica, ma che poi ricchezza anche culturale, tecnologica, dall'essere un paese esportatore, un paese che esporta, quindi un paese fortemente integrato con i mercati, il 60% del nostro mercato è dentro l'Unione Europea, il terzo diciamo posto dove esportiamo sono gli Stati Uniti, quindi una parte dell'Alleanza Atlantica, il Nord America è per noi un mercato importantissimo, il CETA, l'accordo fatto con il Canada, non ancora ratificato, magari qualcuno si svegli su queste cose che sono importanti, ha fatto enormemente crescere le nostre esportazioni in Canada, è qualificato le nostre esportazioni, è protetto le nostre esportazioni in Canada. Tutto questo è ricchezza e ogni volta che nel paese crescono pulsioni protezioniste o isolazioniste, non vanno nel senso della ricchezza dell'Italia, non proteggono i produttori italiani, semmai tolgono loro dello spazio, tolgono loro della credibilità, tolgono loro della capacità di espandersi. Questo naturalmente si accompagna a posizioni di civiltà, non puoi essere dentro quel mondo se non essendo anche tu come gli altri al fianco dell'Ucraina nel momento in cui viene aggredita da una forza imperialista. E quando quella forza imperialista, la Russia, utilizza il gas che tu compri e dal quale tu dipendi e lo utilizza per condizionarti, tu devi liberarti da questo, da quel condizionamento, altrimenti non c'è sovranità. Non può esserci sovranità se si dipende da una potenza che vuole influenzare e coartare le tue scelte interne. Quindi non puoi essere sovranista e filoputiniano. È molto semplice, elementare, è banale, sta davanti agli occhi di tutti, ma si preferisce non dirlo in questi termini, termini nei quali va detto. E difatti ad oggi, grazie alle scelte fatte dal governo, abbiamo ridotto del 50% già oggi la dipendenza dal gas russo e dentro l'ottobre del 2024 non importeremo più neanche una bombola di gas. Questo fa sì che l'Italia possa diventare un hub mediterraneo per l'Europa, per il gas, ma questo comporta anche delle scelte politiche verso l'Africa, verso il Mediterraneo. Questo è un discorso che non ha a che vedere con vi racconto le cose che abbiamo fatto, ma le cose che è necessario fare. Quel discorso ha messo in luce anche un'enorme differenza rispetto a quello che si era visto sullo stesso palco quando a partecipare sono stati i leader politici, tra i quali l'Italia e gli italiani sceglieranno alle elezioni da chi essere rappresentati, quanti parlamentari avrà ciascuno e quindi come sarà fatto il governo futuro. E il dislivello era enorme, era ed è enorme, perché sono andati i leader politici alla ricerca disperata delle cose su cui caratterizzarsi e rendersi diversi dagli altri. È giusto, è normale, è la campagna elettorale, non bisogna avere moralismi, però è importante non solo trovare quello che divide, è importante trovare quello che unisce, e quello che unisce è sempre necessariamente coincidente
con gli interessi indisponibili dell'Italia, ivi compresa la sua posizione geopolitica. La campagna elettorale ha ancora qualche giorno, qualche settimana. Potrebbero utilizzarlo utilmente per concentrarsi su questo. Le forze politiche che cercano quel che unisce non sono meno meritevoli del voto, semmai di più.